I giochi nazionali estivi ad Arezzo come si svolgono? Si svolgono qui dove siamo ora, che è l'Arezzo Fiere, dove ci sono le bocce e c'è la pallavolo, e questa mattina abbiamo l'MATP, quindi è un programma dedicato alle persone che hanno proprio grandi difficoltà, Motor Activity Training Program. Poi abbiamo invece all'Equestrian Center l'equitazione, e ieri abbiamo avuto delle prove di mountain bike e oggi ciclismo, quindi diciamo siamo dislocati su più impianti con circa 550 atleti. Special Olympics per i giovani cosa fa? La Special Olympics è intanto si è diciamo indirizzata verso lo sport unificato, quindi mette insieme all'interno della stessa squadra, per esempio qui abbiamo la pallavolo, all'interno della stessa squadra ci sono atleti con e senza disabilità che giocano insieme, e questo lo rivolgiamo soprattutto ai giovani, perché lo stiamo indirizzando verso le scuole, verso i gruppi giovanili. Poi abbiamo un programma di leadership degli atleti, e infatti proprio tre ragazze di Arezzo hanno fatto una serie di esperienze, l'ultima sono andate in Corea durante i giochi mondiali, e lì si stimola diciamo il rapporto tra giovani, ma anche si cerca di sviluppare la leadership degli atleti, perché i nostri atleti possono essere loro stessi testimonial del nostro movimento.